Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca tanto che oramai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Ci fu una grande tempesta di vento e le onde rovesciavano nella barca, tanto che oramai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» Di una cosa possiamo essere certi quando leggiamo il Vangelo: non assistiamo mai a degli episodi in cui Gesù non faccia sul serio. In una scena come questa non dobbiamo pensare che se ne stia sdraiato, magari con un occhio aperto, per vedere come reagiscono i discepoli davanti ad un problema. No. Per quanto ci possa sembrare strano, Gesù sta realmente dormendo, con tanto di cuscino sotto la testa. È dunque dal dormire che dobbiamo partire per comprendere questo evento. Perché ci si possa addormentare, bisogna trovarsi in uno stato interiore di tranquillità. Ecco dunque che per Gesù attraversare la tempesta non è un fatto catalogabile come straordinario, ma fa parte di quell'ordinarietà la cui gestione è affidato ai discepoli. Già a questo punto la nostra religiosità viene messa alla prova. Noi vogliamo evitare la sofferenza ed essere messi al riparo dalle difficoltà. Ma Gesù non ha mai promesso tutto questo, poiché significherebbe impedirci di vivere se spettasse a noi di concepire il sistema per salvare qualcuno dalla tempesta. Lo immagineremo come l'arrivo di qualcuno che da una postazione sicura viene a tirar fuori le persone dalla barca che sta in difficoltà. Rappresenteremo dunque la scena di un salvataggio miracoloso, ma con un essere celeste che compare tra le onde e ci porta al sicuro da un'altra parte. Ma nella scena evangelica le cose stanno diversamente. Dio è con loro fin dal principio, tanto con il cielo sereno che nella tempesta. E la sua volontà non sembra essere quella di fuggire dal momento presente, ma di saperlo vivere insieme a lui. Non si tratta di uscire dalla barca per mettere i piedi su un altro mezzo di trasporto più sicuro di quello, perché in questo modo ci si allontanerebbe da lui, che è la fonte di ogni salvezza possibile. La salvezza ci viene offerta nella vita presente, da parte di un Dio che non ha scelto di vivere nella tranquillità del cielo, ma di impegnarsi per essere in mezzo al suo popolo che ancora vive nella sofferenza. Ed in questo modo una barca nella tempesta insieme a lui diventa più sicura di qualunque bonaccia.